La città di Mestre è considerata la perla delle stazioni ferroviarie del nord-est. Se vuoi andare da qualche parte, devi prima passare da lei. È così potente da avere una fermata solo per il suo ospedale. Questo è il centro storico, la zona più importante della città, sempre affollato di turisti. Possiede fornite biblioteche, il comando di polizia e possiamo assaggiare il cibo tipico di Mestre, dallo street food fino ai ristoranti per i palati più esigenti. Fuori dal centro storico ci troviamo subito in Via Piave, una via stupefacente. Ogni cosa qui ce lo ricorda. In Via Piave troviamo la chiesa di Santa Maria Juana, la patrona del relax. Il mercato di Mestre è celebre per essere tra i più forniti. Si possono trovare pesce, frutta, erba, coca, fumo e le verdure più disparate. Forte Marghera è una fortezza costruita su una virile palude dagli eserciti austriaci e francesi per mandare più facilmente la loro artiglieria a Venezia. Tutto qui ci riporta alla guerra. Mitragliatori, cannoni, torri di vedetta, case distrutte. Una scultura rappresenta la pace dei popoli nel mondo, che viene fiondata via perché questo non è il posto per la pace. Qui si griglia sodo e ci si diverte sodo. Per costruire il forte, i nativi gatti di Mestre sono stati segregati in piccole riserve. Si possono ancora osservare le loro abitazioni originali. Sono quartieri difficili, dove comandano i grandi spacciatori di erba gatta e la disoccupazione è alle stelle. Anche perché nessuno qua sembra aver voglia di lavorare. I soliti gatti. A Mestre sono celebri i caratteristici tramezzini super ciccioni, una leccornia che qui chiamano tramezzino. Il segreto di queste mozzarelle in carrozza è la lunga stagionatura nei canali della città, che aiutano a farle crescere più delle altre. Spritz Cinar Campari. A Mestre ci sono incroci in cui si guida a sentimento. Questa scultura ricorda che a Mestre piacciono le lamiere. I mestrini dicono sempre Gesboro, che, contrariamente a quello che sembra, significa Cisbo. Questa è Piazza Ferretto. Diversamente da Treviso e Portogruaro, Mestre è volgarmente poco veneziana, nonostante sia di fatto Venezia. Solo le fontane ricordano la palude. Dentro la piazza abbiamo il Duomo di Mestre, riverniciato nuovo de Balin, la Torre Civica, testimone di un antico castello, un edificio stile Liberty, testimone di un antico cinema, e una scultura che si chiama Nudo, ma che non so bene come censurare. Nella piazzetta in parte abbiamo il celebre Teatro Toniolo, ma ancora meglio del teatro c'è il cinema attrezzato per proiettare film a 48 frame al secondo in 3D. Se l'ultimo film degli Avengers non è abbastanza adrenalinico per voi, in questo avanzatissimo museo del Novecento potrete conoscere tutto su Mestre degli anni Novecento. Mestre ha uno dei parchi più grandi d'Europa, ma non è che... Parco San Giuliano. Non per tirarsela, ma si può prendere il sole affacciandosi direttamente sullo skyline di Venezia. Qui potete trovare un ampio prato, qualche piccolo albero e direi che più o meno è tutto. Senza voler fare favoritismi, questo è invece Parco della Bissuola. Ci sono viali, labirinti, rampe da skateboard, un lago, tartarughe, un pavone, un teatro, una piscina, una pista di pattinaggio, un bar, la pula, campo da basket, da tennis, ping pong, un intero impianto sportivo. Quando si dice che l'importante è come lo si usa. Ciao ciao Mestre, o come si dice qua, Gesboro! Ci vediamo al prossimo viaggio, qualsiasi sia la destinazione.